Bene, io ho solo il ruolo di coordinatrice, quindi mi limiterò a passare il microfono dall'uno all'altro di coloro che intervengono. E inizio dicendo che abbiamo innanzitutto il nostro sindaco di Casoli, De Luca, e il presidente di Casole Club, che si alterneranno per un saluto e un ringraziamento. Grazie Preside, nonché Assessore alla Cultura e all'Istruzione del Comune di Casoli, ricordiamolo perché sei stata una delle protagoniste nelle collaborazioni per la realizzazione di questo progetto editoriale che mi sono permesso di definire opera pubblica letteraria, non un marciapiede, una strada, una piazza, bensì un progetto importante editoriale a servizio della nostra comunità casolana. Poi vi dico sinceramente che da qui siete uno spettacolo, quindi mi viene molto spontaneo darvi un mio cordiale e caloroso benvenuto a tutti quelli che hanno aderito all'invito che avevamo profuso. Ve ne sono grato e la vostra presenza è una testimonianza concreta dell'attenzione che riservate a questo lavoro che sarà presentato fra pochi minuti da questi illustri ospiti che siedono al tavolo di presidenza. Mi onoro di avere ospite, dopo che abbiamo fatto l'invito, a sindaci che hanno preceduto l'attività amministrativa che sto conducendo in questi anni a Casoli e sono seduti in prima fila. Sono Giancarlo Barrella, il nostro senatore dei 5, Domenico Simeone, Gabriele Corrita. Un grazie di vero cuore per la vostra presenza. Chiedo scusa, ma volevo riservargli un saluto in un momento successivo. Comunque anche Filippo Travallini, il nostro preside, professore e sindaco di Casoli. Siccome lui si pone in diverse sedie, quindi è difficile seguirlo e stargli dietro. No, sono veramente grato, stavo prima nell'attesa dell'inizio dei lavori confessando e convidando i colleghi sindaci che mi hanno preceduto che loro sono parte del libro perché hanno contribuito a scrivere le pagine della storia amministrativa di Casoli negli anni che sono passati. Poi non so se voi lo sapete, alla fine di questa cerimonia ci sarà la possibilità di vedere le foto di tutti i sindaci dal dopoguerra ad oggi che sono state messe nella sala Pascal qui a fianco. Chi vorrà curiosare potrà andare a vederle. Sono foto che sono state realizzate da un'iniziativa di Giancarlo Barrella di qualche anno fa e sono anche quelle nell'ambito della storia del nostro paese, una iniziativa importante, sono tutti sindaci dal dopoguerra ad oggi. Saluto cordialmente tutte le presidi che vedo, ospiti nostre, la preside dell'Istituto Superiore Algeri Marino di Casoli, molte altre persone importanti, il neo consigliere regionale Silvio Paolucci, tra breve non so quando ci raggiungerà anche il neo presidente della regione Luciano D'Alfonso che è impegnato in iniziativa a Raiano, lui percorre le strade della regione con una velocità impressionante, vuol fare la regione facile, la regione veloce e ce ne sta dando testimonianza da qualche settimana in un modo incredibile. Ringrazio personalmente anche il presidente di Casoli Club e per lui tutto il gruppo di lavoro, tutta l'associazione che ci ha dato un inestimabile contributo alla realizzazione dell'opera, ma dico senza riserve anche sulla logistica dell'organizzazione dell'evento. Il protagonista un po' più attivo e operativo è il nostro buon Vincenzo Rossetti, che ha guidato con la sua azione un po' tutti i colleghi e l'attività amministrativa. Fino a questa mattina siamo stati in campo insieme e che penso che possa essere soddisfatto anche tu di quello che vediamo davanti ai nostri occhi. Io mi permetto di fare un saluto personale anche al professor Nicola Fiorentino. Io l'ho detto anche in trasmissione ieri sera per quanti hanno avuto modo di seguire la presentazione su Genio TV del libro. L'ho definito che il libro è merito suo, io ho detto che nella sua lunga attività di ricercatore, di studioso, di letteratura, in particolare della storia di Casoli, ma non solo della storia di Casoli, nell'arco della sua lunga vita ha dedicato diversi lustri a questa attività di ricerca. Molti di quei documenti che sono stati scovati nei vari archivi di Stato,
nelle varie biblioteche, nei vari notai e tutto il resto sono stati messi a nostra disposizione, e vi assicuro che i documenti che sono contenuti in questi tre volumi di circa 900 pagine raccolgono dei episodi della vita del nostro paese che sono, diciamo, per molti una sorpresa, sono delle scoperte eccezionali e straordinarie. Quindi io un grazie grandissimo che vorrei suffragare con vostro applauso sincero al professor Nicola Fiorentino. Ringrazio infine il nostro professor Filippo Travaglini, nonché mio collega di amministrazione, un'altra persona straordinaria che avrà il compito di parlarci di questo libro, di questa composizione, sono sicuro che lo saprà fare come solo lui è capace di fare. Quindi non mi resta che augurarvi, diciamo, una buona prosecuzione di serata. Vorrei soltanto dirvi che abbiamo scelto di fare questa presentazione all'interno di questo castello perché chiaramente, come possiamo vedere, ci riporta di più di 1000 anni indietro le lancette della vita del nostro paese. Il castello ha visto diversi eventi, diverse manifestazioni straordinarie della vita del paese, ci sono stati gli avvicendamenti di famiglie importanti che sono raccontate nel libro, e io penso che anche questa iniziativa di questo pomeriggio resterà ancora un ricordo di quello che accade all'interno di queste mura, così come tutti i fatti che sono accaduti nella storia del nostro paese. Sono fiero e orgoglioso, lo dico con estrema umiltà, di aver potuto avere questa occasione di realizzare questo progetto editoriale. Il Comune di Casoli ha appena ricevuto la proposta, l'idea che è stata formulata da Casoli Club, da questa associazione che si occupa di attività culturali nel nostro paese, dedita soprattutto alla redazione di libri e di testi. È stata raccolta positivamente dall'amministrazione comunale, dalla giunta, e posso esprimere il consenso e il favore anche del gruppo di minoranza che è presente in consiglio comunale. Abbiamo condiviso tutti la necessità di quest'opera, e il motivo della soddisfazione e dell'orgoglio è che siamo, a detta di tanti esperti di letteratura regionale, forse siamo uno dei primi comuni, non dico, dico l'Abruzzo, che si è dotato di un libro che racconta la sua storia, che ha una consistenza così importante. E quindi sono orgoglioso di questo, ma sono orgoglioso per il fatto che questo testo resterà al futuro del nostro paese, in particolare a disposizione delle nuove generazioni che vorranno, che potranno, attraverso questo progetto editoriale, andare a studiare e raccogliere tutto quello che è stato il vissuto del nostro paese. E quindi riteniamo, come amministratori di questo paese, di aver scelto di dedicarci anche a questa attività più culturale che diciamo di opere infrastrutturali, perché anche questo serve a tenere unito un paese, a farlo ragionare su quello che è stata la sua storia e a prospettare progetti che possono sempre di più migliorare il futuro dell'ente e diciamo, dell'intera comunità. Mi taccio, ma non voglio trascurare un saluto all'architetto Nadia Di Filippo, che anche lei ha dato un contributo alla stesura del testo, non me ne stavo dimenticando, ho cercato di intervallare i saluti, e veramente vi auguro un buon proseguimento di serata. Il Presidente di Casoli. Buonasera. Questo progetto è iniziato il 7 febbraio 2010. Quel giorno si tenne infatti la prima conversazione del professor Nicola Fiorentino sulle origini di Casoli. Da poco avevamo fondato la nostra associazione, Casoli Club. Allora non sapevamo che la nostra maggiore iniziativa sarebbe stata quella di promuovere l'editoria a Casoli. Man mano negli anni abbiamo dato le stampe 7 volumi che parlano del nostro paese. La ristampa della Gente del Circo, una bella raccolta di racconti, e del Monumento, un romanzo di Alberto Del Pizzo. I Tre Morti, una vicenda di sangue realmente accaduta a Casoli di Mario Franchetti, 2 saggi interessanti ed intriganti, Il costume popolare di Casoli nel Settecento di Franco Cercone,
Sciabendetto, ovvero modo di dire una parlata casolana di Filippo Travaglini. E più recentemente, nel 2013, il Fiordaliso selvatico, racconti, poesie e altri scritti di Anna Colanzi, nonché la ristampa dei cognomi delle famiglie di Casoli dell'archeologo Giulio De Petra. Essi sono ancora disponibili e li potrete trovare questa sera al tavolo di vendita organizzato all'ingresso. L'ottavo progetto in cantiere era appunto l'opera sulla storia di Casoli che oggi si presenta al pubblico. Purtroppo non ci è stato possibile procedere direttamente alla pubblicazione per due motivi. Il primo perché avrebbe richiesto uno sforzo finanziario al di sopra delle nostre possibilità. La seconda, decisiva, è che non potevamo dire di no alla richiesta del sindaco e dell'amministrazione comunale quando ci manifestarono l'intenzione di adottare l'opera e di pubblicarla a cura del comune. Siamo comunque restati coinvolti nel progetto assumendo il ruolo di distributori e collaborando con l'amministrazione. Non parlerò del contenuto dei volumi perché gli interventi programmati sono tanti e il tempo a disposizione poco, ma mi sia consentito di ringraziare quanti hanno collaborato con noi nelle fasi di pubblicità, di prenotazione e di vendita dei tre volumi. Tutti lo hanno fatto con assoluto disinteresse e con encomiabile senso civico, tenendo presente che il ricavato sarà utilizzato dal nostro comune per la realizzazione di progetti di pubblica utilità. Grazie appunto alla cartoleria Frentin, all'edicola Arcobaleno, alla libreria Edicolè, all'edicola delle Meraviglie, alla cartoleria MGL e alla cartoleria di Talone Bruno. Ringrazio anche il socio Domenico Luciani, Don Gennaro Marinucci e Maria Carmela Ricci per il loro prezioso apporto. Ringrazio soprattutto gli autori Nicola Fiorentino e Vincenzo Rossetti che ci hanno regalato quest'opera completa facendoci scoprire la nostra storia dalle origini ad oggi. È un'opera che deve essere presente in ogni abitazione di Casoli. Perciò, come indicato nel segnalibro, omaggio dell'azienda Tilli, che ringrazio, deve essere acquistata, letta, conservata e trasmessa in eredità ai nostri figli. Grazie. Applausi.